Clic! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Isona Barcaccio. Video che ho promesso stamattina e che ci tengo a fare perché in questo momento Joshua Zirkzee è on fire e bisogna assolutamente discutere di che cosa. Non tanto adesso in questo video di quanto sia bello, buono, bravo, con la capigliatura che piace, che tutti si vorrebbe. Ammettiamo anche, no, che se fossimo di sesso femminile una trombatina gliela daremmo tutti. Non voglio parlare di questo, ma voglio parlare delle condizioni, no, che a suo tempo portano e hanno portato Joshua Zirkzee a firmare il contratto con il Bologna, dunque della sua situazione contrattuale e con le postille annesse e connesse, che penso che adesso la buona totalità dei tifosi, me compreso, sono abbastanza sul chi va là, no, riguardo a questo particolare. Perché? Perché è indubbio che le recenti prestazioni del 22enne, ripeto, 22 anni, in quanto è nato il 22 anni, ha attirato le attenzioni, non dico di Napoli, Fiorentina, Lazio, Roma, no, ha attirato le attenzioni di squadre come Bayern Monaco, presumibilmente, e non ho citato una squadra a caso. Dunque, rimanete adesi coesi, perché questo è un video che, insomma, si merita di sapere la situa. Prima di iniziare, iscrizione, condivisione, mi piacino, ok? Al canale, ovviamente, del cui presente sommo nonché flanellato, dottor Luisona. Va bene, permesso concesso, grazie. Allora, Joshua Zirkzee, no, fu comprato, sappiamo tutti, nella stagione estiva del 2022, il 30 di agosto 2022, e firmò un contratto fino al 2026, quindi un contratto di 4 anni che è partito dal 30 agosto 2022 e che scadrà al 30 giugno 2026. Oh, sorbole Luisona, sarai mica preoccupato, eh? Siamo neanche nel 2024, ci mancano ancora 2 anni e passa. Vabbè, mo là che ce lo godiamo a lungo. Purtroppo non è tutto qua. Andiamo avanti. Dico subito, tutto quello che sto dicendo sto prendendo come fonte, perché le fonti sono importanti, no, da citare. Transfer Market, che per carità non è che una scienza che diciamo ha il verbo della verità, è una scienza infusa, però insomma è quanto più di verosimile ci sia vicino alla verità, diciamo questo. Poi delle volte prende delle grandi cantonate e mi auguro che anche in questo caso possa averne presa qualcuna. Torniamo a noi. Transfer Market dice, no, che il contratto è partito il 30 agosto 2022 e su questo non ci piove, e che scadrà il 30 giugno 2026, e direi che anche su questo non ci piova. Abbiamo dunque fatto firmare un quadriennale e l'abbiamo portato a Bologna per la cifra di 8,5 milioni di euro, il che vuol dire che a tutti gli effetti il giocatore Joshua Zirkzee è un calciatore del Bologna Football Club. Sorbolina, che bella notizia. Bene, tuttavia, e mi copro, tuttavia il Bayern di Monaco, probabilmente nella figura di Karl-Heinz Rummenigge, mise una postilla nel contratto di cessione da parte del Bayern di Monaco, che è la squadra a cui l'abbiamo prelevato, che recita, sempre secondo Transfermarkt alla mano, che ci sarebbe una percentuale di futura plusvalenza di ritorno al club che l'ha ceduto, dunque del Bayern di Monaco. E di quant'è? 40%. Ma che cosa significa? Significa
che tutti i soldi superiori all'8,5 milioni a cui potenzialmente lo si andrebbe a cedere, si deve di quella parte 40%, quindi quasi la metà, al Bayern di Monaco. Facciamo un esempio perché ci chiariamo meglio le idee. Se noi lo si cedesse a 100 milioni, dobbiamo fare 100 meno 8,5 e troveremmo 91,5. Su questi 91,5, noi ci dobbiamo calcolare il 40%, ok? Ci dobbiamo calcolare il 40%. Il che vuol dire che 36,6, arrotondiamo per eccesso, per difetto, per comodità, vuol dire che noi 100 milioni li si prenderebbe e li si metterebbe in saccoccia, ma dovremmo poi fare un assegno di 36,6 milioni di euro al di 36, perdonatemi, 36 milioni e 600 mila euro al Bayern di Monaco. Quindi 100 meno 36,6, noi avremmo fatto 63,4, ok, di ricavo netto. Poi bisognerebbe andare a calcolare, no, l'ammortamento, adesso non è questo il caso, comunque sarebbe una gran plusvalenza. Se non che uno dice, ma dove sta il problema? 100 milioni a momenti, insomma, ci rifacciamo la squadra. C'è un secondo problema che forse i più non sanno. Quando abbiamo stipulato il contratto con Joshua Zirkzee, almeno sempre secondo Transfer Market, perché io ovviamente non ho mai letto il contratto, non lo so, io mi affido a ciò che Transfer Market dice. Secondo Transfer Market, abbiamo fatto poi firmare un contratto tra il Bologna e Joshua Zirkzee con il suo intermediario, che è la Sports Invest UK Ltd, ok, dove si dice che Joshua Zirkzee abbia una clausola rescissoria, come fanno in Spagna. E questo è un grave problema. Perché è un grave problema? Perché la clausola rescissoria è fissata a 40 milioni di euro. Che cosa significa in soldoni? Significa che qualsiasi squadra venga a, paradossalmente anche a gennaio, ad offrire 40, poi anche lì bisogna leggere il contratto, magari c'è scritto che questa clausola è attiva solamente in una finestra di arco temporale, per cui io questo non lo so, ma detta così facciamo finta che valga sempre. Quindi in teoria, se il Real Madrid a gennaio venisse e offrisse 40 milioni di euro, il Bologna non può rifiutarli e la palla passerebbe a Joshua, il che può rifiutare o andare avanti, e spetterebbe solamente a Joshua e all'entourage di Joshua Zirkzee la decisione. E questo non è bello, perché il Bologna non ha potere. In più il Bayern di Monaco ha il diritto, qualora voglia, di pareggiare l'offerta, e poi starà a Joshua Zirkzee decidere, cioè di essere messi a conoscenza dell'offerta di qualche squadra che va ad offrire 40 milioni. Ad esempio, se il 2 gennaio Real Madrid va e offre 40 milioni a Joshua Zirkzee, il Real Madrid e il Bologna non sono tenuti, se non ci fossero state delle postille contrattuali, ad avvisare il Bayern di Monaco e dire: oh, sai Bayern, ieri, oggi il Real Madrid ci ha offerto 40 milioni e noi vogliamo accettare. Di base non funziona così, ma se c'è la clausola dove dice devo essere avvisato perché noi possiamo pareggiare se vogliamo eventualmente l'offerta, il Bologna deve avvisare, qualora appunto si arriva ad una cifra che il Bologna non può rifiutare, come i 40 milioni essendo nel contratto una clausola rescissoria, deve alzare la cornetta, avvisare il Bayern di Monaco e chiedere se vuole pareggiare o meno l'offerta. Poi sarà sempre il giocatore ovviamente a decidere dove voler andare. Il problema, l'avete già capito, che 40 milioni allo stato attuale è la cifra massima a cui noi possiamo chiedere ad ambire su Joshua Zirkzee, il che vuol dire che 40 meno 8,5
31,5, su questi noi ci dobbiamo dare il 40% al Bayern Monaco, che sono quindi 12 milioni e 600 mila euro. Quindi noi 40 meno 12,6 andremo ad incassare, tra virgolette, solamente 27 milioni e 400 mila euro. Che per carità, non, nell'epoca saputo, penso che sarebbe un record, ovviamente una cifra da 40 milioni sarebbe un record, ma anche questa, penso, adesso vado a memoria, ma penso che se non è record, cioè ci si avvicina, ma è record, secondo me sarebbe un record, per carità. Però la cosa brutta è che Joshua Zirkzee, da quello che vediamo, ne vale molti di più di 40 milioni. Dunque, qual è la situazione? La situazione che noi possiamo fare è solamente una, è chiamare l'entourage di Joshua Zirkzee ed offrire a lui un nuovo contratto con una nuova clausola rescissoria, perché la percentuale che dobbiamo di 40% al Bayern, purtroppo quella non la possiamo eliminare, ma possiamo aumentare o eliminare invece la clausola rescissoria che sta nel contratto di Joshua Zirkzee. Quindi, se il Bologna appunto riesce a capire che sarebbe cosa buona, laddove ovviamente ci sarebbe manovra di poterlo fare, perché anche lì poi bisogna leggere il contratto, ma in teoria io penso non possa esserci un divieto da parte del Bayern di Monaco di questo, bisogna fare in fretta, perché questo giocatore che abbiamo tra le mani vale molto più di 40 milioni, secondo me così a spanna oggi già ne vale 60, è una mia così buttata lì, ma questo è qua, è quanto secondo me, e poi a fine anno potrebbe valerne molti di più. E dunque dobbiamo preoccuparci di questo. Il Bologna poteva a suo tempo fare meglio? Allora, dobbiamo dire due cose. Allora, dobbiamo dire che la formula con cui il Bologna è andata a prelevare, che l'abbiamo appena raccontata, Joshua Zirkzee a suo tempo dal Bayern di Monaco, è una forma di tutela anche del Bologna, nel senso, il Bologna ci ha creduto, ma non abbastanza, perché all'epoca il Bayern di Monaco, se tu gliene davi 20, loro non avrebbero messo nessuna postilla, da che ne ho memoria. Poi bisognerebbe andare a sapere infino, ma da che ne ho memoria, se il Bologna offriva 20, il Bayern di Monaco era contento. Noi non volevamo dargliene 20, perché sapevamo, no, la situazione di Saputo in tutti quegli anni pregressi, no, con il Bigon, che ci sono stati, non voleva sborsare tale cifra, e Sartori ha dovuto fare con, diciamo, quello che si aveva, e si è inventato tale formula. Quindi bisogna poi capire anche quanto il Bologna ci credesse, ma non del tutto, quanto invece proprio non poteva fare altrimenti. Comunque, allo stato attuale, sicuramente è stata una ottima presa, però contrattualmente si poteva fare molto meglio. D'altro canto, non mi sento di criticare Sartori, perché insomma c'erano ben più di un dubbio all'epoca su Zirkzee, era comunque un rischio andare a pagare eventualmente 20 milioni sull'unghia, era un rischio, però insomma all'oggi questo si è rivelato essere una piccola magagna che in parte possiamo cercare di rimediare, io spero, prolungando il contratto a Zirkzee, cambiando la clausola rescissoria o ancora meglio eliminarla, ma non penso che sarà tanto facile farlo così a sentimento. Questa quindi è la situazione di Joshua Zirkzee, che poi dipenderà molto anche da quello che in fin della fiera il Bologna riuscirà a ottenere in questo campionato, se riusciremo davvero, come mi auguro e spero, a prendere l'Europa, se Thiago Motta rimarrà, come mi auguro e spero, insomma dipenderà da tanti fattori. Adesso è ovvio che oggi ci dobbiamo concentrare sulla prossima partita, come ci direbbe Thiago Motta, cioè all'Atalanta, però insomma un pensiero anche al futuro è indubbio che bisogna farlo, ed è indubbio che la nostra società, spero, stia già lavorando in tale direzione. Fatemi sapere, miei cari mentori, che cosa ne pensate di quanto appena addetto e addotto. Campanaccio pastorale sempre attivo. Domani sera live alle ore 21:30, Markman, tutti presenti, e noi ci sentiamo nei prossimi Chiacchierabar.